Allora, stavamo dicendo, se Charlie è quello più sciocco, l'emersione della tecnologia non è detto che, come dire, risponda ai migliori criteri di efficienza. Ci sono poi gli angry orphans cosiddetti, cioè coloro che se voi andate, vi dicevo prima, statisticamente, se voi, essendo una classe di una trentina di persone, se voi oggi andate in cantina dei vostri genitori, almeno uno o due di voi trova un pacchetto tutto avvolto da carta di giornale dove c'è un Betamax, perché qualcuno in questo processo di selezione si compra quello sbagliato. A e B sono tagliate completamente fuori, quindi sono passate da un modello di competizione in cui pensavano di doversi giocare così testa a testa delle quote di mercato, ma diciamo con un modello di rendimento basso, profitto basso, si sono trovate a un classico schema di competizione winner takes it all. E naturalmente c'è il problema del rallentamento, addirittura del congelamento delle dinamiche di mercato, che avviene molto spesso quando c'è da selezionare uno standard. In particolare, che cosa? Allora, vi faccio solo vedere una questione. Allora, questa, dal punto di vista delle dinamiche competitive, e dico questo perché qui stiamo parlando esattamente dell'industria digitale, dal punto di vista delle dinamiche competitive, questo tipo di competizione ha delle caratteristiche molto particolari, perché evidentemente qui chi raggiunge la massa critica vince, quindi il first mover ha un grande vantaggio. Secondo, la dinamica dell'esternalità di rete, dei mercati con forte esternalità di rete, è di creare poi, di tendere a concentrare moltissimo l'industria, perché se l'asset critico è il numero di consumatori compatibili, è abbastanza evidente che avete che chi per primo arriva alla base, alla massa critica, a questo punto ha un vantaggio incolmabile che diventa sempre più consolidato, e come asset fondamentale ha il numero di consumatori, e quindi quell'asset lì è per forza una materia prima scarsa rispetto a tutte le altre imprese, no? Quindi perché è molto difficile, cioè diciamo le posizioni, i valori economici delle transazioni che riguardano i grandi player dell'industria dei social network sono transazioni così enormi quando riguardano i player di mercato vincenti, perché in quei mercati sostanzialmente è winner takes it all, cioè c'è uno che stravince, non è come la competizione tra alberghi, diciamo, dove se ho delle camere più belle faccio da mangiare meglio, guadagno un po' di quota di mercato, però anche gli altri sopravvivono. Qui, dove ci sono dei fenomeni di esternalità di rete, avete una concentrazione formidabile, un vantaggio competitivo spesso incolmabile, e avete, come dire, un'aggregazione, questo fondamentalmente nei social network, voi avete dei fenomeni di aggregazione che poi sono dei fenomeni di lock-in, da cui è difficile uscire, e quasi tutte le strategie di mercato sono strategie di mercato giocate su questo fenomeno dell'esternalità di rete. Se volete un esempietto di strategia, voi pensate al fenomeno iPod. Allora, secondo voi Jobs in quel momento aveva un problema fondamentale, doveva proprio farla grossa, doveva fare winner takes it all, doveva stravincere, perché doveva, in quel momento Apple era, diciamo, c'era già stata la prima fase 2 di Jobs, quindi aveva fatto l'iBook, l'iMac, era un po' recuperato, ma sempre stavamo parlando di quote di mercato
irrisorie, molto piccole. Allora lui dice, ma io devo inventarmi una cosa, e si inventa sostanzialmente la questione dell'iPod. Allora io vi chiedo, secondo voi, perché l'iPod è stato così di successo? Guardate, la domanda non è perché i riproduttori digitali di suono hanno avuto successo, questo è banale, perché è meglio portarsi un riproduttore digitale di suono che una valigia di CD. La questione è perché in quel mercato, che è un mercato alla fine fisico, l'iPod è un oggetto fisico, non è tanto diverso dal videoregistratore, perché lì una sola impresa è riuscita a stravincere come ha stravinto? Che cos'è che ha fatto dell'iPod il più prodotto più di successo negli ultimi 10 anni? Com'è che si è guadagnato il vantaggio competitivo? Ha fatto qualcosa in più degli altri. Tipo? Nel senso che ha migliorato qualche, ha perfezionato, ha corretto i difetti dell'iPod. Dell'iPod, sì. Poi? Una nuova tecnologia, ok? Tipo quale? La rotellina. Direi anche la pubblicità, cioè mi parlo io. La pubblicità. Sì, diciamo, tutto il valore intangibile. Sì, cioè c'hai lo stile, c'hai lo stile di vita associato, hai il design, tutte queste cose qua. Secondo me anche perché ha fatto uscire solo quel prodotto, ha puntato tutto su quello e non su veramente Samsung, c'è questo. Buono, poi? Oh, diciamo che mi avete detto cose giuste che coprono, diciamo così, un buon 30% del successo di iPod. Il successo di iPod in realtà è legato a una cosa fondamentale, che è iTunes. Ovvero, è esattamente al fenomeno dell'esternalità, tipica del mondo digitale. Cioè, lui dice, allora, certamente posso farlo con delle cose in più, con della ottima pubblicità, col design, con la rotellina, posso fare un sacco di cose. È difficile però che tutte queste cose io le possa fare così incredibilmente meglio degli altri da poter vincere al 95% del mercato. Mi devo inventare una cosa in più. E quella che inventa è basata esattamente su quello che noi stiamo raccontando adesso. Cioè dice, io prendo iTunes e lo uso come bestia da soma, cioè lo uso come cavallo di Troia, lo brucio, nel senso che non ci estraggo un euro, anzi forse ci perdo, ma quello mi sarà la cosa che mi farà vincere sul mercato. Cioè lui dice, fase 1 della strategia, prendo iTunes e lo rendo la libreria di musica digitale che è lo standard mondiale, la più diffusa al mondo. Cosa fa per fare questo? Che azioni strategiche fa per rendere iTunes la cosa più diffusa al mondo? Forse dei prezzi molto più bassi rispetto a CD. Sulla musica? Sulla musica dici o sul... Allora, scusa, innanzitutto sull'applicazione free, gratis, iTunes lo dà via gratis, ok? Poi va dalle major e e fa un discorso, adesso anche qui romanzo, ma sostanzialmente è questo, va dalle major e gli dice, guarda, voi avete un problema, il problema che voi percepite come un problema di pirateria, di peer-to-peer, di quant'altro, vi aiuto io a risolverlo, vi porto dalla mia parte, vi dico, vi creo una libreria digitale in cui voi potete vendere le cose a coloro che probabilmente invece se le stanno scambiando peer-to-peer, ve le faccio vendere a voi con un ritorno ragionevole, venitevi incontro, ma insomma ve le faccio vendere. Le vendo a un prezzo sufficientemente basso affinché la gente sia incentivata ad andare a comprare lì, tra virgolette, legalmente. E naturalmente per far stare insieme queste due cose dice rinuncio completamente ai miei profitti. Infatti nello 0,99 di
del prezzo della canzone, sostanzialmente tra diritti pagati alle major, e qua il margine è infinitesimo. Quindi diciamo, prezzi free l'applicazione, prezzi bassi, poi cos'altro fa? La fa portabile sulle piattaforme o la fa solo per Mac? Portabile, perché il suo problema è renderla, ricordatevi, è renderla l'applicazione digitale, di libreria digitale più diffusa al mondo. Poi, cosa fa ancora? In upload cosa fa? Chiusa o aperta? Aperta. In upload aperta. Tu qualunque musica digitale tu abbia sul tuo PC, la puoi caricare, la puoi uploadare su iTunes, giusto? Aperta. Allora, certo che se cominciamo a mettere insieme queste cose, è chiaro che la fai gratis, la fai portabile, convinci le major a metterci dentro un sacco di musica da comprare, in più consenti a tutti di caricare la musica, rapidamente iTunes diventa, molto prima degli altri, la libreria digitale più popolare al mondo. A questo punto il gioco è sostanzialmente fatto. Che cosa manca? Manca prendere l'iPodino e farla chiusa in download. Perché se tu ti sei portato a casa che sei l'attore dominante qua sopra, con iTunes che è l'unico standard, sostanzialmente l'unico standard al mondo di libreria digitale, e ci attacchi poi l'iPod con un formato chiuso, cioè si può scaricare solo su iPod, automaticamente tu hai ribaltato il dominio totale di iTunes quasi sul dominio totale di iPod. Giusto? Questo facendo che cosa? E poi naturalmente ne aggiungi un'altra, che quando fai il download in realtà non lo fa tanto chiuso, perché ti fa fare 5 copie su 5 device diversi, e in più te lo fa masterizzare, quindi via più aggiunge incentivo. Vince strategicamente su iPod, sostanzialmente sfruttando dualmente iPod. Da chi l'ha copiata questa strategia digitale? Vi viene in mente qualcuno che ha fatto delle cose del genere? Beh, non so, uno, vi ricordate Acrobat Reader all'inizio? Acrobat Reader viaggiava gratis per i nostri computer, in qualche modo Adobe, senza guadagnarsi un euro, ma imponendo il PDF come standard, come formato standard. I soldi con cosa sono stati fatti? Con Adobe Writer e tutte le sue diverse. Ma soprattutto da chi è che ha copiato qui? Soprattutto in questa vicenda Apple rende parte a focaccia a IBM degli anni 80. Perché? Perché IBM degli anni 80 e poi lo standard Intel, diciamo Windows Intel, vince esattamente in questa maniera qua, dando via l'MS-DOS aperto, libero, e quindi inducendo una grande massa di consumatori a scrivere applicazioni e quindi inducendo grande esternalità di rete sullo standard MS-DOS e IBM compatibile. Ok? E poi costruisce su questo un'altra strategia fondamentale, perché dice: adesso che ho stravinto con l'iTunes, ho capito una cosa fondamentale, e per cosa devo fare? Devo vincere la battaglia sui computer, devo recuperare grande terreno sui computer. Computer contro computer, nell'uno contro uno non ce la faccio a recuperare così tanta strada. Allora proviamo a cambiare le regole del gioco e dice: adesso l'unità elementare di competizione non è più il PC, ma è il Digital Hub, dove che sta il PC in mezzo. Il PC è un'industria terribile, pessima dal punto di vista economico, quindi il PC in realtà è il perno attorno a cui stanno l'iPod, l'iPad, l'iPhone. Allora, architettura digitale contro architettura digitale, Mac recupera anche nella vendita di PC su IBM. Vedete, nel mondo digitale le
gli assi di comportamento strategico sono molto diversi da quelli che abbiamo in testa, perché voi, pur essendo ragazzi fortemente attenti e calati nella realtà digitale, ma quando mi avete esternato le ragioni per cui l'iPod ha avuto così successo, sostanzialmente avete fatto riferimento a caratteristiche singole, stand alone e fisiche dell'oggetto: il design, la rotellina, la tecnologia. Nella strategia digitale, la dimensione strategica di successo completamente diversa. Torniamo un po' al nostro punto. Abbiamo detto che c'è la cosa che rileva, abbiamo detto che è che l'utilità è fatta di due componenti diverse. Uno il valore intrinseco e l'altro il valore di esternalità. Allora, prendete, facciamo questo esempio, provate a seguirmi un attimo. Beh, allora, innanzitutto rispondetemi a questa domanda. Io sono un'impresa, anzi siamo due imprese. L'impresa A e l'impresa B. E questo è un mercato fatto di due parti. Un mercato in cui c'è forte esternalità, il mercato digitale. Abbiamo il mercato tra noi, tra A e B, è diviso 50 e 50. Abbiamo due possibilità. Una è spartirci perfettamente il mercato, cioè A vende solo ad A, ai consumatori A, che sono 50, la metà, incompatibili con gli altri 50, a cui vende solo B, soluzione 1, oppure questa è la soluzione 1, soluzione 2, A e B vendono tutte e due a tutte e due, perché i mercati sono resi compatibili, sempre 50-50, però diciamo il mercato è un solo mercato in cui loro competono e si dividono in due. Secondo voi, se voi foste A e B, quale tipo di mercato vi piacerebbe di più? Il mercato in cui i due gruppi di clienti non si parlano e vendete ciascuno a uno dei due gruppi, o un mercato in cui tutti si parlano e vendete a metà del mercato intero? Secondo. Perché? Perché così avrei comunque la possibilità di, dal momento che i due clienti, le due attenzioni di clienti interagiscono, la possibilità di estendere le mie vendite anche all'altro gruppo. Sì, però sempre 50-56. Il problema è l'utilità del consumatore. Qua il consumatore, il singolo consumatore che sta qua, sarà disposto a pagarti 50, la metà. Perché? Perché la sua utilità è metà. Se io invece faccio questa cosa, sempre a 50 lo vendo, ma questi 50 saranno disponibili a pagare un prezzo doppio. Perché? Perché sono in una rete molto più grande e quindi telefonano a molti più amici che a qua. Quindi come principio generale le imprese dovrebbero sempre badare all'esternalità, cioè dovrebbero sempre amare l'esternalità. Il problema è il seguente, che fatto salvo che le imprese dovrebbero volere l'esternalità, perché più diciamo le imprese dovrebbero volere l'interoperabilità, perché più c'è interoperabilità, più gli utenti godono di esternalità, più la loro utilità è alta, più il prezzo che possono estrarre da questa utilità è alto. E quindi quello che noi ci aspetteremmo normalmente è che di fronte a un problema di standard digitali, di interoperabilità, due imprese si siedano al tavolino e dicono: vabbè, allora abbiamo capito, a tutte e due conviene essere allo standard, diciamo aderire allo standard, siamo d'accordo. Se nessuno dei due ha un interesse specifico per lo standard, probabilmente in un minuto si mettono d'accordo. Ma se si siedono lì con in testa, beh certo, essere tutti su un unico standard è importante, ma però sul mio standard, e l'altro pensa, certo, è importante quello standard, ma il mio standard, è molto probabile che quella discussione lì non finirà mai in una situazione di compatibilità, ma finirà in una situazione di incompatibilità, perché questi non si metteranno d'accordo. Qual è il punto che vi ho detto? È
qui ci sta già la soluzione del problema, cioè dipende, dipende da quanto è il rapporto relativo tra, tra interesse intrinseco dello standard, quindi tra il valore di utilità intrinseca, quanto mi piace proprio quello standard lì, e invece quanto è il valore di esternalità. Se soprattutto conta il valore di esternalità, allora è probabile che io sia fortemente spinto, sia facilitato a trovare una soluzione interoperabile. Se invece io ho un interesse peculiare, è fortemente probabile che non si trovi una soluzione. Là, adesso questo non, insomma, è proprio solo uno spunto per farvi vedere anche che tipo di strumenti si possono usare. La situazione modellistica di cui stiamo parlando è la battaglia dei sessi. La battaglia dei sessi è un giochino, un oggettino di teoria dei giochi che sostanzialmente è un modellino che dice diciamo, la situazione è quella di due ragazzi, due fidanzati che devono decidere se andare, è un po' basato su stereotipi sessisti, questo esempio, però l'economia industriale ha generato questo, quindi ci sono due ragazzi, un ragazzo e una ragazza sono fidanzati, a uno piace andare a partire di calcio, all'altro piace andare al cinema, va bene? C'è la versione romantica e non romantica. La versione romantica è che loro due sono innamorati, quindi tutti e due danno molta importanza a stare insieme rispetto all'importanza che danno a seguire il loro interesse specifico. Quindi in questo caso vedete Minnie, che è in questi qui sono i payoff, cioè quanto valore le quattro soluzioni, quanto valore hanno per i due, per Topolino e Minnie, no? Allora Minnie, vedete, ad esempio prendete Mickey, piuttosto che andare al football da solo quando Minnie va al cinema, preferisce andare al cinema con Minnie, quindi l'esternalità, il fatto di stare insieme per lui è più importante della sua scelta specifica. In questo caso, non lo stiamo qui a fare per non perdere tempo, ma è abbastanza probabile che la soluzione finale che sia o che vanno tutti e due al cinema o che vanno tutti e due alla partita di calcio, cioè è probabile che le due imprese trovino un accordo su un singolo standard. La versione non romantica invece è che tutte e due preferiscono andare da soli, perché Minnie piuttosto che andare al football con Mickey preferisce andare al cinema da solo, e Mickey piuttosto che andare al cinema con Minnie preferisce andare al football da solo. Qui è molto probabile che, non è detto che emergano le due soluzioni di equilibrio, cioè è molto probabile che questi si dividano, cioè potrebbe essere una soluzione, una situazione in cui su un mercato emergono due standard diversi. Da cosa dipende questo? Dipende da, come, da quanto sono innamorati, da quanto è romantico il gioco che stiamo modellizzando. E che cosa vuol dire in termini industriali? Da quanto è il rapporto relativo tra valore di esternalità e valore intrinseco, cioè se le due imprese si confrontano su uno standard rispetto al quale non hanno grandi interessi specifici, è evidente che probabilmente troveranno una soluzione, ci sarà uno standard unico. Se invece questi hanno interessi specifici, forse avranno due standard diversi. Di cosa parliamo qui? Facciamo questo esempio. Prendete, questo è un segmento normalizzato che descrive come si ripartisce tra due standard diversi un certo mercato. Questo è A e questo è B. Quindi immaginate un cursorino qua che descrive la divisione del mercato. Quindi se questo cursorino è qua in mezzo, significa che il mercato è diviso al 50% tra A e B. Se questo invece, se il cursorino sta qua, vuol dire che è tutto su B, se il cursorino sta qua, vuol dire che è tutto su A. Cosa? Allora, immaginiamo come primo esempio un bene che sia solo esternalità. Un bene che sia solo esternalità, quindi non abbia valore intrinseco. In quanti modi io posso dividere
i consumatori, quindi in quante posizioni posso mettere il cursore affinché siano soluzioni di equilibrio, cioè in cui possono... Quante sono le soluzioni di equilibrio nel posizionamento di questo cursore? In quanti modi posso dividere il mercato in modo che siano soluzioni stabili? 2 perché? Tutto o tutto A o tutto B, oppure ce n'è una terza? 55. Esattamente 50-50, bravissimi. Con una differenza che A e B sono soluzioni stabili, 50-50, esattamente 50-50 è una soluzione altamente instabile. Perché? Perché basta che uno si sposti e subito collassa o da una parte o dall'altra. Chiaro? Giusto? Quindi che cosa vuol dire? Che se c'è solo esternalità, al 99,9%, cioè al netto di un epsilon ridicolo di probabilità che cadiamo proprio sul 50-50, è certo che il mercato avrà un solo standard. Adesso cominciamo a aggiungere un bene che non è proprio solo esternalità, ma un po' di valore intrinseco. Aumenta lo spazio delle soluzioni possibili? A e B ci sono sempre, ma non è proprio più solo 50-50, ma è uno spazio un po' più grande. Perché? Perché anche se c'è un piccolo sbilanciamento, se io ho un valore specifico, anche se una delle due reti è 55 e l'altra 45, anche se sto su quella 45, comunque ci sto comunque bene perché sto nel posto che mi piace di più. E più alto è il valore intrinseco rispetto al valore di esternalità, più alto, più grande diventa lo spazio di soluzioni possibili del valore intrinseco, cioè di un doppio standard. Allora, decidere, anticipare strategicamente di fronte a tecnologie digitali con un forte bisogno di interoperabilità, se l'esito plausibile sarà tutto di standard, di un solo standard compatibile o di due standard rivali, cioè se sarà come nella telefonia o come nel PlayStation o come è stato per lungo tempo tra questi oggetti, dipende fortemente da una questione, cioè dal rapporto relativo tra esternalità e valore intrinseco. Perché Mac negli anni più bui ha resistito, pur incompatibile, avendo una quota di mercato piccolissima, quindi un'esternalità piccolissima? Perché aveva un valore intrinseco molto molto grande. E quindi perché stavamo in questa situazione qua, dove anche se io rappresentavo il 10% della rete, il valore intrinseco era tale da non far innescare le dinamiche di lock-in. Tant'è vero che quando Windows ha cominciato a recuperare sull'inferiorità di valore intrinseco, Apple è stata costretta ad aprire, a rendere interoperabile le due cose. Perché? Perché non aveva più sufficiente valore intrinseco per reggere una simmetria di rete così grande. Proviamo a vedere degli esempi. Guardate questo schemino che vi può aiutare a capire delle cose. Incentivo standard. Allora, la cosa è: criteri per capire, tre esempi: sistemi operativi, telefonia mobile e internet. Incentivi a standardizzare, cioè valore dell'esternalità, quanto ci piace stare insieme. Alto, alto, alto. Certamente, in tutti e tre questi mercati noi abbiamo un enorme valore di esternalità, perché se noi dividiamo il mondo della telefonia in due parti, i consumatori saranno parecchio scontenti e pagheranno molto meno per i servizi di telefonia. Vested interest significa valore intrinseco, quanto mi interessa che sia proprio quello standard. Alto nei sistemi operativi, basso e basso. Che cosa vuol dire? Che come è fatto il protocollo TCP/IP, oppure come è fatto il protocollo di scambio dati sul telefonino, non interessa niente a nessuno. A te interessa poter parlare con la tua ragazza al telefono. Quale sia il formato con cui si scambiano dati in due telefoni, capite che è completamente indifferente. Per voi che lo usate, per la ditta che lo produce. Quindi
valore intrinseco molto basso. La stessa cosa, vi siete mai appassionati a dire che un certo fumato TCP/IP era meglio di un altro? Beh, forse qualcuno sì, ma voi siete un po' un caso estremo. Ma in generale alla gente non è che appassioni molto. Diverso è il caso del sistema operativo. Qui sì che sia chi offre il sistema operativo, sia chi lo usa, c'è un vested interest molto grande. E infatti, guardate, lasciate un attimo lo standard process, guardate l'outcome. L'outcome è, nel caso del sistema operativo, di dominant standard per lungo tempo. Quindi, con due standard, uno dominante e l'altro no, ma tutte e due sopravvivono sul mercato. Negli altri due casi, single standard. La spiegazione di questo fenomeno è che in questa tecnologia digitale il vested interest, cioè il valore intrinseco, è molto forte, in queste altre due è molto debole. In conclusione, c'è una seconda, c'è un'altra cosa da bisogna guardare. Come si è determinato il processo di standardizzazione? Cioè, a che cosa si è arrivato? Come si è cercato di arrivare all'obiettivo, che è l'obiettivo di tutti, cioè di rendere tutto interoperabile? E qua vedete che abbiamo una gamma di soluzioni abbastanza interessante. Competizione di mercato, coordinamento, imposizione. Cioè, torniamo un attimo indietro. Sostanzialmente abbiamo queste tre soluzioni: de iure, de facto o coalizioni spontanee. Sono i modi per raggiungere un coordinamento sugli standard, cioè per rendere tutto interoperabile. Cosa vuol dire e come si chiude questo cerchio con quel segmentino lassù? Vuol dire che voi, quando avete bisogno di coordinarvi su uno standard, cioè di cercare di affrontare un problema di coordinamento che è molto simile a quello del traffico automobilistico di cui vi ho parlato poco tempo fa, cioè all'inizio della lezione, potete scegliere tre modi. De iure, rimandate a un'autorità superiore la definizione dello standard, cioè parlate con Lezzi e dice: lasciamo perdere, Lezzi, un ente superiore di standardizzazione, decide qual è lo standard e tutti ci aderiamo. Questa è l'imposizione. De facto ci leviamo la giacca, andiamo sul mercato, facciamo a botte, chi vince vince, come nel caso dell'UHS, come nel caso dei sistemi operativi, è il mercato che sceglie puramente. Oppure un'ipotesi intermedia, le condizioni spontanee. Quando voi dovete decidere su certe componenti di internet, fate il comitato V3C. Quando dovete decidere il formato della televisione digitale, fate il comitato di VB, cioè pigliate le imprese, le sedete attorno a un tavolo e le imprese cercano, né facendo a botte sul mercato, né andando verso una scelta autoritaria totale, di mettersi d'accordo spontaneamente su qual è lo standard a cui devono aderire. Questo problema, a cui siamo arrivati per una strada diversa, capendo un po' di cosa stiamo parlando, diciamo, facendo un ragionamento che ha a che fare con gli standard, con le esternalità caratteristiche del dominio digitale, ci porta, come vedete, molto vicini a questo segmento, che alla fine è quello che noi dobbiamo andare in testa. Perché sostanzialmente cosa sto dicendo? Sto dicendo un problema di coordinamento, quindi un problema di soluzione della miglior scelta economica che dovrebbe far emergere la miglior tecnologia, e una tecnologia unica o più tecnologie interoperabili per massimizzare l'utilità di noi tutti. E posso fare tre cose: de iure, metto il semaforo, cioè sottraggo dal libero mercato questo problema di coordinamento e uso l'autorità come device di coordinamento, oppure all'estremo lascio al mercato completamente questa scelta de facto, oppure mi pongo qui un po' a metà, cioè faccio una coalizione spontanea, una sorta di accordo multilaterale tra imprese che né sul mercato né de iure in maniera pianificata cercano di risolvere questo problema di coordinamento. Vedete che esattamente di questo siamo sempre parlando. Quindi, due grandi blocchi e una conclusione che sta insieme. Primo, economie
Guardate alle tecnologie digitali come tecnologie che incidono profondamente sulle condizioni informative, le condizioni computazionali, e in quanto tali determinano le modalità di organizzative dei sistemi economici e delle imprese, in quanto incidono sui costi di transazione. Primo. Secondo, grande fenomeno delle esternalità con problemi di coordinamento che abbiamo visto generati e nell'incentivare il signor D ad attaccarsi alla rete e nel coordinamento sugli standard che ha implicazioni sia strategiche che di massimizzazione del welfare sociale, quindi della dell'utilità e anche evidentemente delle imprese. Dimensione di problema, soluzione del problema strategica e prescrittiva da parte delle imprese, tre modalità di soluzioni che hanno proprietà diverse e forse anche condizioni di ottimalità diverse, cioè in certi casi sarà meglio riferirsi a una, all'altra oppure al loro ibrido, de iure, de facto e spontaneo, che tutto sommato alla fine si riconducono a un problema di coordinamento, che è sempre l'unica questione a cui bisogna sempre ricondurre l'analisi delle modalità organizzative dei sistemi economici, che esattamente ricalca quel segmento A che avevamo tracciato come riferito a noi. Io ho finito, naturalmente sono qua apposta per voi se volete approfondire o fare delle domande. Grazie molto. Domanda per il professor Calderini, ci non va là? Scusi, ad esempio, se io supponiamo che io decido di produrre un componente meccanico, che questo componente meccanico ha una vita media di 3 anni, poi le forze di torsione lo spezzano. Supponiamo che io riesco a produrre lo stesso componente meccanico dello stesso standard, che quindi è adattabile a ogni tipo di macchinario che adotta questo strumento e che però per qualche motivo il mio riesce a durare ad esempio 5 anni sottoposto alle stesse forze di torsione. Okay. Quindi il secondo è migliore. E quindi quello che produco io è migliore. Il fatto che inizino a spargersi dei commenti positivi, nel senso che parto col mercato, lo do anche magari in pro a un prezzo basso a quella gente. Certo. Poi questa gente inizia a vedere che effettivamente è migliore, ne parla ancora col fatto di internet, e quindi uno parla e 1.000, 10.000, 100.000 possono ascoltare. Questo rientra nel discorso dell'esternalità o no? Assolutamente sì, assolutamente sì, perché, come dire, la reputazione è una delle tante cose in cui si manifesta, tante modalità in cui si manifesta l'esternalità, con un problema che tu hai in questo caso, che tu probabilmente stai su due mercati diversi. Quindi qua c'è la macchina e qua c'è il componente, qua c'è il tuo e c'è quello dell'altro. Il tuo, spargendo reputazione buona, comincia ad avere rendimenti crescenti, nel senso che viene sempre più comprato. Okay? E più viene comprato, più ha rendimenti crescenti, perché più si diffonde l'informazione in maniera epidemica che il tuo è buono. Qual è il problema fondamentale che ci riporta ad esempio al caso Explorer Netscape? Che se tu hai un mercato che usa i componenti, e qua c'è un player dominante, e questo player dominante usa sostanzialmente solo e rende compatibile solo il componente tuo rivale, tutta questa tua esternalità di rete che cumuli attraverso la reputazione non potrai mai sfruttarla, perché il mercato a monte, come era il sistema, come era Windows rispetto a Explorer, vuole, diciamo, in qualche modo riflette la posizione dominante qua sotto, e tu qua sotto non ci fai niente. Altre domande? Prego. Io volevo chiedere quanto sono importanti i social network per le aziende, cioè nel senso, è più importante avere una pagina Facebook con tanti mi piace oppure fare tante pubblicità sui giornali o... Guarda, francamente io non sono un esperto di questo, quindi non so cosa dirti. Diciamo che c'è una risposta di ordine generale che secondo me si può fare, è che
dipende dal settore, cioè che non c'è una risposta generale, dipende molto dalle caratteristiche del prodotto. Io credo che diciamo, tra le forme di pubblicità, francamente non so bene cosa dirti, ma direi questo, che dipende molto da qual è il problema reputazionale associato, no? Cioè la pubblicità ha un problema che, diciamo, ha il problema di segnalazione credibile. Cioè, il problema di segnalazione credibile è un classico problema di asimmetria informativa, no? Quando tu, se una banca facesse una pubblicità, per capirci, se una banca dicesse, uscisse sul giornale, Intesa San Paolo, io sono una banca molto solida, adesso sono registrato, già, una banca X, prendiamo la banca del Paraguay, dicesse, io sono, prendesse una pagina del giornale, io sono una banca molto solida, probabilmente non potrebbe mai rivelare questa informazione credibilmente, cioè tutti capiremmo, questi qui stanno messi malissimo e stanno cercando i 10 che stanno messi bene. Cioè rivelare credibilmente la propria solidità finanziaria per una banca è molto difficile, cioè lanciare un segnale credibile. Allora le banche cosa fanno? Semplifico, ma restaurano la facciata di un palazzo, il cui significato non è far contenta la gente, ma guarda che bravo, ma quelli lì hanno restaurato il palazzo, quindi sono proprio bravi, adesso vado ad aprire un conto corrente a loro. Quelli lì è un modello che si chiama money burning, è bruciare volontariamente risorse per segnalare credibilmente l'informazione. Guarda, siamo talmente ricchi e talmente solidi che restauriamo un palazzo. I social network in qualche modo consentono un po' di superare questo tipo di problema. Quindi chi ha fortemente questo problema di rivelazione credibile di un segnale, probabilmente sui social network trova una modalità più semplice. Perché? Perché di nuovo i social network possono reputazionalmente segnalare credibilmente un'informazione che attraverso la pubblicità non è particolarmente veicolabile. Cioè, se io esco e i miei prodotti sono genuini, nessuno ci crede che i miei prodotti sono genuini. Allora tu dovresti mettere tutta la tua famiglia e dire tutta la mia famiglia per tutta la vita mangerà questo prodotto, perché è un segnale credibile. Questo non è fattibile, il social network ti sostituisce questo tipo di pubblicità. Però dipende molto dalla natura del prodotto che tu stai cercando di vendere. Sono domanda. Io mi chiedevo, dal momento che con un modo digitale soffre così tanto l'esternalità, cioè se soffre, dove? dell'esternalità. Perché ad esempio la Apple, dove ho parlato, si ostina ad esempio a tenere l'iPhone come un device che non può comunicare con gli altri smartphone? Cioè, quando io ho scelto un computer, a parte Apple, lo scelgo esclusivamente per le caratteristiche, perché anche se il mio è Acer, il suo è Samsung, io mi posso collegare tranquillamente su internet e mandare un file. Mentre l'iPhone non può mandare ad esempio un file a un Samsung, non ha il Bluetooth, non può fare una videochiamata a un altro. Quindi perché l'iPhone? Cioè, perché io penso utenti, se rendesse libero comunque le specifiche tecniche. Beh, però sai, c'è un vecchio adagio degli economisti che dice history matters, cioè la storia è importante. Tu non ti puoi dimenticare che quella scelta strategica che sta facendo Apple la sta facendo sulla base, non c'è più, di quella vicenda là. Cioè, tu sei iPhone e nel campo di smartphone, adesso qualcosa cambierà. Guarda caso, cambia non nel momento in cui qualcuno è stato capace di fare uno smartphone più bello di iPhone, ma qualcuno è stato capace di cavalcare un'esternalità dominante, un'esternalità generata da Google. Allora, siccome se tu sei il vincitore, è una tecnologia proprietaria largamente dominante, beh, non è tuo interesse aprire a quel punto. Il tuo interesse aprire è nel transitorio che ti porta a essere
ma una volta che tu hai consolidato tutta questa qua classe iPhone, se lui, quando lui va a comprare, avete tutti l'iPhone, lui va a comprarsi uno smartphone, se lui con lo smartphone che andrà a comprarsi non può comunicare con tutti voi, è largamente probabile che anche lui compri un iPhone, perché altrimenti l'esternalità di rete gli sarebbe negata. Se invece lo rendi compatibile, lui si comprerà un Android perché gli piace di più intrinsecamente e non paga nessun costo di esternalità. Sì, ma cioè, il numero degli iPhone sono maggiori del numero di tutti i dati smartphone concreti? Singolarmente sì. No, singolarmente, ma io ho un Galaxy, perché ho il Galaxy e Android posso utilizzare. Bisognerebbe vedere come sono ripartite le quote di mercato, che non so dirti. Sì, ma guarda che... Come... Cioè, non compro un iPhone proprio perché sarei limitato. Guarda, secondo me, se andiamo adesso, io non so negli ultimi 12 mesi, non lo so, però se tu vai a vedere, bisognerebbe andare a vedere le ripartizioni del quote di mercato di smartphone un anno fa, credo che la posizione dell'iPhone fosse abbastanza largamente legata, cioè, insomma, abbastanza... Bisognerebbe che ci fosse 50% iPhone e 50% tutti gli altri smartphone. Sì, al limite, sì. Questo sarebbe. C'è poi un altro fattore, se posso, nel senso che per lunghi anni, Apple, prima che allargasse tutta l'onda dell'iPhone e dell'iPad, Apple ha fatto una scelta molto precisa, non soltanto faccia dei computer, appunto i Mac, che sono particolarmente adatti per la produzione grafica, video, eccetera, ma era dominante, penso di essere il 90% del mercato dei computer sopra i 1000 euro. Cioè ha scelto di occupare quella fascia perché aveva dei margini molto più alti. Analogamente con l'iPhone sarebbe interessante vedere la redditività tra Android e iPhone. Certo. E poi aveva anche una segmentazione di mercato all'inizio, perché aveva quasi il controllo di mercato della parte creativa, multimediale, all'inizio dei computer. Quindi ci sono varie... non è detto che cambia adesso, perché... però è interessante invece dire che chi è Android, cioè un sistema operativo e uno standard smartphone alternativo, è nato nel momento in cui si è potuto trovare un sostituto generatore di esternalità così grande come è stato iTunes, e lo si è trovato in Google, perché finché non c'è stata questa connessione quasi nessuno aveva la possibilità di arrivare a insediare quel dominio di mercato. Ok, se non ci sono domande, grazie. Grazie.